Modernizzare il sistema dei trasporti per cambiare la Calabria, difendere il diritto alla mobilità e creare occupazione. Su questi temi si è svolto l'incontro promosso dalla FILT CGIL a Lamezia Terme nel corso dell'iniziativa alla quale hanno partecipato l'assessore regionale ai trasporti Nino De Gaetano e i responsabili regionali e provinciali della FILT CGIL. Sono stati ancora una volta evidenziati i ritardi e le fragilità ataviche del sistema trasporti in Calabria. Per quel che riguarda le ferrovie, nuovamente è stata rimarcata l'evidente spaccatura in due della Calabria, con il graduale ma costante isolamento ed abbandono della linea ionica. Nino Costantino, segretario regionale FILT CGIL, qual è l'obiettivo di questo incontro? Ma chiedere alla Regione e anche attraverso la Regione al Governo nazionale interventi specifici per modernizzare il trasporto e la mobilità in Calabria. Abbiamo posto, intanto abbiamo messo insieme la Regione, il mondo accademico, i soggetti sociali per proporre una semplificazione del sistema della mobilità sul TPL con l'azienda unica regionale, proposta nostra antica, sul sistema aeroportuale, sul sistema ferroviario regionale. Con le nostre proposte che sono in campo e che abbiamo lanciato, riproposto anche a questa giunta regionale, c'è l'assessore De Gaetano. In più abbiamo chiesto interventi specifici della Regione Calabria nei confronti del Governo nazionale e quindi aprire una discussione del Governo nazionale sui sistemi di grande comunicazione. Il sistema ferroviario, con i nuovi tagli che ci saranno, isola ancora di più la Calabria e la Sicilia dal resto del paese. La portualità non è ancora nelle condizioni di poter esprimere tutto il valore economico che può dare a questa regione, non soltanto per la mobilità, ma per lo sviluppo, per l'economia, per il turismo e via dicendo. Appunto il sistema complessivo della mobilità e del trasporto in questa regione. Queste sono le proposte che abbiamo messo al centro di questa discussione e in più abbiamo discusso del ruolo delle città, del trasporto dentro le città capoluogo di questa regione, a cominciare da quella metropolitana di Reggio Calabria, dovrà diventare metropolitana nelle prossime settimane, e all'area più vasta dello stretto. Ma è un confronto aperto con cui stiamo appunto interloquendo adesso con la Regione Calabria. Noi lavoriamo per dare subito un piano regionale dei trasporti per poter consentire di mettere insieme treno, ferrovia e gomma. Ovviamente di mettere insieme anche il trasporto aereo, dare la possibilità, ragionando con Trenitalia, di abbattere i tempi di percorrenza verso Roma, si può fare in poco tempo, lavorare sempre con Trenitalia per dare sulla zona ionica un materiale rotabile migliore, nuovo, moderno, efficiente, e cercare di collegare i paesi all'interno che in questo momento sono penalizzati, in particolare gli studenti che sono costretti a fare 1, 2, 3 ore per arrivare a scuola, e questo ovviamente è un fatto che nuoce gravemente alla nostra regione. In ultimo, ovviamente, vogliamo ragionare un piano complessivo che mette insieme, per esempio, la società unica che gestiona gli aeroporti, ragionare su una società unica anche il trasporto pubblico locale per poter consentire di avere un trasporto efficiente dove si possa risparmiare, soprattutto attrarre nuove corse, nuove rotte che possa consentire alla Calabria di svilupparsi e di attrarre nuovi investimenti e nuovi turisti.